Ammazza quanto è alto! Ma quanto sarà alto? Eh? Dico, quanto è alto qua? Boh. Ma secondo me è almeno 15 metri, eh? Ah, non so io. Oh, quanto dicevo ancora? Un attimo. È un attimo. So due ore che dici un attimo. Spariano. Ma che se spari questi tedeschi? Ma si vede dove è l'anna? E se vede in ciò non sta. Ci arrivi, sì? Sì, sì, ci arrivo, ci arrivo. Adazio. Ma dici che gliela fai prima di notte? Gliela devo fare per forza di notte. Di notte ci sarete buio. Dai, va, che ho quasi finito. Sicuro? Oh, e mo continui a chiedere, sono due ore mo ieri, Sono due ore che lo dici? Dai, questo è l'ultimo, dai. Sono due ore che dici pure questo è l'ultimo. E pare che è colpa mia. Guardate come hanno messo sti cazzo di cavi, va. Sbrigati, sbrigati. Ma che c'è fretta? Ma perché tu no? Sì, però le tronchesi non tagliano niente, capito? Ma come tagliano? No, sono spanate. Gli ho prestato a quel cretino Duchetto. Ma questo chi? Duchetto, il figlio del sole mia forno, quello di Viale Morenze, il biondino con gli occhi azzurri. Ho capito, ma quello è un bambino, ma che ce devi fare con i tronchesi? Che ne so, ma chi è se gli ho prestato? E meno male che te la ridate. Perché? Come perché? Te veniva a rubare i chiodi al negozio, Pietro? No, me li veniva a portare i chiodi al negozio. Quelli a quattro punte per bucare con i trucchi. Pure? Ma il padre non gli dice niente a sto ragazzino. E che gli deve dire? Anzi, lo dovrebbe ringraziare. Perché quello andava a pià legna giù in ferrovia per tutto l'inverno, capito? Per la stufa di casa. La caricava di notte, con tutto il corpifuoco, sulla carrozzella e se la portava a casa. Ammazza, un eroe vero, eh? Non è un po' di forte. Diavolo, Ghetto, lo devi fermare solo se gli spari. Ma allora lo devi portare lui invece che a me. Ma chi mi ha fatto fare? Non so. Ha fatto fare, sto fatto fare io. Ecco appunto. Perché se dipendeva da te. Guarda che se dipendeva da me. O sai dove stavamo noi due a quest'ora? No, dove stavamo? A letto. A dormire. Sì, soli. Soli come cani. Ma parla per te, che io qualche cosa la rimediamo. C'è la mamma di Manzari, ci avevo. Lo fai di forte, quelli. Guarda che io ancora ho un bello gagliardo. Come no? E per questo non mi sono voluto sposare, perché io non so proprio chi dei resti. No, tu ti sei sposato perché nessuno sopportava te. Dove vedi te? Guarda che a me più di qualche una mi voleva. Sì, sì, sei te che gli hai detto da no. E certo. Tanta razio. Alla fine uno si sposa solo perché c'ha paura di rimanere da solo. Io ci sono rimasto lo stesso da solo, a stronzo. Scusa. Sono passati manco tre mesi e invece fai le battute. Vabbè, ti ho chiesto scusa, dai, ci stavo a pensare. Scusa. Io me la sogno tutte le notti, hai capito? Lo so. Tutte le notti me la sogno, Luciana mia, che mi aspetta dentro al letto galla galla. Ecco appunto, non ci potevamo stare pure noi dentro al letto galli galli. Invece di sta qua a morisse di freddo. Ma che sciarrete, è giugno. E io c'ho freddo lo stesso, un secondo. Mi sono messo manca la maglietta sotto, io dal cavolo che fa. Ma che stai a tremare? E tremo sì, c'ho freddo. No, no, tu lo sai perché stai a tremare? Perché c'ho freddo. Nonne, perché c'hai paura. Vabbè, bravo, c'ho paura, hai finito, no? Sì. Mi sa che questo è l'ultimo. No, meno male. Porca mignotta, no, ce ne sta un altro. Devo sapere io, lo sapevo. Ma se invece le bofonchiamme venissi a dare la mano a quest'ora? Ma perché ti alza a dare la mano? Sta a fare la piccola vedetta lombarda. Ma che ci ha tagliato Ghetto con queste tronchesi? Mannaggia, morto. Oh, è namo. Ho fatto, ho finito. Era ora. Gliel'ho tagliati tutti i cavi. Bravo, non se ne poteva andare ora. Dai. Ho sminato tutto. Tu pensa, pensa ai tedeschi come glielo del culo e quando danno il contatto.
non gli salta per aria niente. Ma davvero? Ma allora cosa ne poteva andare? Sì, un momento, fammi rifiatare. Ma che ti rifiatare? No, hai capito, fammi godere sto momento che ho fatto. Era dovere mio, ecco. Questa era l'ultima occasione. Devi farci esempio. Dai, esatto. E devi farmi rimanere pure a me. Ah, ma ti fa tanto schifo aver fatto per una volta l'uomo, dopo la vita che hai fatto il cacasotto. Intanto, io sta vita da cacasotto la posso raccontare. Tu pensa a quelli che mancavano a raccontare. Quanto sei stronzo, mamma sì, mia. Vabbè, vabbè, sono stronzo. A te te vado sotto, per andare. Ma secondo te, l'aniene, qua sotto, quanto è profondo? Ma che ne so, è estate, è giugno, è secco, sarà una metrata, no? Dici che è una metrata? Sì. Ma perché te vuoi buttare per corrente? No, 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 però... Però che? Però mi sa che a scende è più difficile che a salire. Ah, ma lo dici pure? No, non mi metto angoscia, stai tranquillo perché qua si tratta solamente di studiare un modo per scendere. Ecco, bravo. Allora, intanto che tu studi sto modo per scendere, io sono stanco e mi metto a sedere. Che era che? Quel rumoretto che era? Quale rumoretto? Ma che non ha sentito niente di? Io no, perché? È un rumoretto strano. Oh, ma strano di che? Aspetta, non te muove, te muove. E perché me devo muovere? È perché non mi piaceva. È un rumoretto? Sì. Ma come si? Buono, non te muove, non te muove. Ma perché me devo muovere? Cazzo! Ma che è? Oh, Bono, non te muove! Ma perché? Perché ti sei seduto su una mina. Io? Sì, tu. Oh, ma sei sicuro? Sono sicuro sì. Beh, ma se marzo piano piano non succede niente. Sì, darsi piano piano saltiamo per aria tutte e due. Ma che stai a dire? Ma che stai a dire? Sto a dire che te sei seduto su una cazzo de mina, l'hai capito sì o no? Vabbè, ma hai sminato tutte le porte, tagli i cavi pure a questa. Ma che te taglio? Che te taglio? Questa non ce l'hai i cavi, è una mina antiuomo. È una mina antiuomo? Sì. E che ce l'hanno messa a fare qua sopra? Non lo so. Ma come non lo sai io? No, ci sarà un motivo, ma io adesso non lo posso sapere. Ma aspetta un po', forse l'hanno lasciata qua da sopra perché era difettosa, può essere? Può essere. Cioè non può essere, sarà proprio così. È sicuro. Dico, quanto pesa la mina? Minimo 10 kg. Appunto. Dico, 10 kg sono pesanti per portarsi appresso una mina se è difettosa, no? Sì, sì, è difettosa. E se non è difettosa? Se non è difettosa, ci hanno fatto il dispettuccio. Ma quale dispettuccio? Ma te pare che i trucchi con tutte le cose che ci hanno da fare si mettono a portare fino a qua sopra una mina che pesa 10 kg per farci il dispettuccio a noi, a uno? Ma perché, scusami, che hanno fatto quel porro Luzzitelli? E chi è? Roberto Luzzitelli, il cantoniere che ha spinato tutto il viadotto da Roma Viterbo. Io lo so, ma quello non l'hanno fucilato questo motivo. E non gli è passato ai tedeschi. Che ne so, se vede che stavolta sono fatti in del culo e quando hanno nominato il ponte ci hanno lasciato il dispettuccio. Spadino. Spadino, sì. Ma senti qua? Ma dimmi la verità, ma sei proprio sicuro che può fare niente? Bella guarda bene, magari ti hai un'idea, no? Ma tu dovresti conoscere bene queste mine? Proprio perché la conosco, quella è una Jungans, balsante, a rilascio di pressione.
Qua la pressione mi ha zappato schioppato. Bella vista, mica dai. Ma allora hai capito? Non c'è nessun modo per disinnescare sta mina! Cazzo, che motivo l'hanno portata qui sopra? Sti pezzi di merda! Ma come ha detto te? Hanno portato per faccia il dispettuccio, poi se si accorge che era difettosa l'hanno lasciata qui. Ha detto te, eh? Sì, sì, ho detto io, te. E quindi in quel caso, si mearzo piano piano, non succede niente. In quel caso, no. E in quell'altro caso? Saltiamo per aria noi e tutte le altre cariche. Ma come le altre cariche? Ma non avete tagliato i cali alle altre cariche? I cali io l'ho tagliati, ma là sopra c'è rimasto il pretoro e si salta sta mina per simpatia, salta un'altra e c'è tutto il pronto. Per simpatia? Sì! Pensa se gli stavamo sul cazzo. Per la vita del momento. Mo che fa? E che ne so. E come che ne sai? C'ha sempre tutto. Ma qualcosa l'ha inventato, no? Allora non me l'ho spiegato io. Noi non possiamo fare niente! Oh, amico del sole, sei tu che ha voluto far vedere, non chi devo riso io. Che manco ci volevo venire. Tu adesso, io da solo, non te ce lascio poi. Allora, capito. Io non voglio morire né da solo né in compagnia. Mi ha portato qua come tiri fuori, capito? Mi ha portato tu. Ah, io ti ho detto che da solo non te ce lascio, stai tranquillo. Tranquillo, lo sai che ti l'ha fatto tranquillo. Sto io, mica te. Ecco, bravo. Ma non potevi guardare prima le sedette, no? Ma che guardare? E mica c'era scritto non sedersi, Mina? C'hai ragione pure te! C'ho ragione, ma la sbatto io la ragione. Cosa che faccio? Io aspetto. Te? Aspetto. Tanto mi ha detto te che mi posso muovere, se mi muovo salta tutto. E metto tranquillo e aspetto. Ma chi è questo? Americani, aspetta. Sì. Sono entrati ieri a Porta San Giovanni. Mm. E beh, prima o poi ci arriveranno qua, no? E beh? E come beh? E quando arrivano e ci trovano qualcosa si inventano. Ah. Sì. Americani qualcosa si inventano. Tazio. Beh. Dici che si inventano davvero qualcosa. Sì. Ma non mi pare tanto convinto. No. E che appunto? Perché io ci ho lavorato, hai capito? Nella fabbrica degli Ungans. Quando stavo a Venezia. Sì, sì. Questi prima della guerra facevano orologi. Non te muove! Che te pare facile. E queste spolette sono più precise di orologi. Basta un gattino, hai capito, che c'è sale sopra, pein e scala, e appena scende, bummete! No, ma bummete di che, oh. Ma possibile che la puoi aprire? No, non la posso, e poi c'è stai nessuna, come faccio? Che ne so, ma magari c'è un modo, guarda bene, ti viene un'idea, dai! Che te guardo, Tello, che te guardo, è buio, è notte, non si vede più niente. Chi è? Che? C'ho lo zippo. Ma che zippo? Ma che fa? Io ho lo zippo, accendo. Ma c'è nella luce qua sopra, su un ponte che hanno appena abbandonato di notte, al buio così tedeschi con noi ci fanno il tiro a segno, andiamo, oh, o te! Bambini, che roba! Adazio, no. Ma che dobbiamo morire davvero? Ma no che dobbiamo morire. E come famo? Che se ci potesse sempre la possibilità cammina difettoso. Oppure come dici te, che arrivano gli americani. Però tu non ci credi, no? No, non ci credo. A quale dei due non credi? All'americano o a Mina che è difettosa? A nessuna dei due.
Io ti ringrazio quando mi riempite il gioia per pagare le cose come stanno, eh. Allora mo dico pure io le cose come stanno, va bene? Perché siamo venuti qua? Non te muove, per salvare sto ponte. Ma non potevamo aspettare la liberazione come tutti. Ci avevano pure detto l'amici tua del CNN di stare tranquilli. Tanto quelli si vanno a fare loro e basta. Oh, quelli ci combattono ogni giorno quei tedeschi, hai capito? E molti ci sono pure morti. No, ci hanno mandati i ragazzi a morire. Ma come te permetti? Ciao! Certo, mi permetto. E visto che pure loro hanno rinunciato alla rivoluzione popolare, ecco, allora io a maggior ragione mi chiedo noi qua che c'è stato a fare. Non te muove, non te va. Noi siamo venuti qua perché se ci venivamo noi, lo buttavano giù i tedeschi. Sti cazzi, è pure brutto. Ragazzi, veramente, ma perché sto qua? Allora, noi stiamo qua perché ieri, alla storta, i tedeschi hanno assassinato 14 italiani. E si salvano il ponte, li fanno resuscitare? No, 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 però rendiamo onore al loro martirio. Martirio? Magari... Magari erano poracci come lui. Oh, che poracci! Ma guarda che fra quei poracci c'era pure Bruno Bozzi. Erano capi militari, ufficiali della resistenza. Ma tutti eroi come al solito. Sì, sì, beh, e allora? E allora peggio per lui. Ma che cazzo stai a dire? Peggio per lui. Perché se hanno voluto fare l'eroe, se la sono andato a cercare. La sono andato? Sì, signore. Ma andate a cercare. Sì, signore. Guarda che se non era per quei poveracci e per quelli prima di loro, nella grande storia della nostra patria, che sa, sono andati a cercare, io e te oggi non eravamo due uomini liberi. Sei dove siamo liberi? Noi siamo liberi e lo dobbiamo a quei poveracci che se la so cercata. Ma tu che vuoi da me? Io non so come lui. No, te sei come lui, non c'è pericolo. E manco tu sei come lui. Io sì che so come lui. No, non sei come lui, perché se no non sono papi la grande quella. Senti chi parla. Te sei imboscato pure ai elementari. Io ho una malattia, già. Sì, sì, pericolo. Ma hanno portato ancora l'alcol, io ero figlio unico di madre vedova. Io sono stato costretto a fare l'orologiaro, capito? Perché altrimenti, per sogno mio, ero andato dall'ufficiale d'arruolamento a presentarmi Tazio Minichini, pronto a un bracciato. E al moschetto e a sparare contro l'odiato invasore. Sì, sì, come avevano fatto quelli della Repubblica Romana del 49. Uomini, donne, vecchi, ragazzini, tutti a petto nudo contro i francesi che erano 10 volte di più. Erano tutti eroi, vecchi, eroi. Beh, tutti eroi, sì, e non li dovevamo mai dimenticare. O volevamo parlare del risorgimento, quell'altri coraci che sogna da con gioia la vita contro austriaci, oppure i mille, con quelle camicie tutte zozze, tutte strappate, con quei fuciletti tutti arrugginiti che gli hanno fatto un grugno così a 15.000 borbonici. Perché? Perché c'erano in testa solo l'idea di far l'Italia. Allora lo sai che te dico io a te, lo sai che te dico, viva l'Italia! Sì, viva l'Italia! Viva l'Italia! Quella era sogno mia, donna, a combattere con io, per paese mio. Io ero figlio unico di madre vedova, a me non mi avrebbero preso in guerra, ma così mi presentavo come volontario. Oh, Mameli, ma ci hai provato? Certo che ci ho provato. Sicuro? No che non ci ho provato. Ecco, appunto. Io ci avrei provato al posto tuo, così magari ti piano e l'eroe lo facevi a 20 anni e no a 50, sulla pelle dell'amici. Oh, ma guarda che te ci ha trascinato nessuno più su a te. Ah no? No! Ma si è dall'8 settembre che mi fai a sanguinare le orecchie
con questo fatto che pure noi dovevamo fare un dovere nostro. A te ti piace fare l'antifascista? A me no. Io sono stagnato. Io volevo campare tranquillo. Mangiare, bere e non rompere i coglioni a nessuno. Soprattutto mangiare. E beve. Ma io dico tu. Ma l'uomo c'ha la dignità. Ma come si fa a passare una vita a camminare al suo muro? Perché tanto ci basta mangiare, beve, stacca amici. Ma amici? Guarda che guaio mi sono messo per essere amico tuo. E mo? Dai, e mo che fanno? Aspettiamo gli americani. Ma da non seguiamo per culo, su. Quelli sono 5 mesi che sono sbarcati a Anzio e sono arrivati ieri a Porta San Giovanni. 5 mesi, oh, da Anzio a San Giovanni. E con questo ritmo, ma quando ci arrivano? Quelli ci sono venuti a salvare, eh? Per il momento sono stati solo capaci di tirare i bombi. Ce l'avevano coi tedeschi, non con noi. Ma ci hanno ammazzato a noi però. Adazio, sono stati gli americani che hanno ammazzato Luciano, a noi tedeschi. State zitto, state zitto. Ma troppo ci sono stato, zitto. E starcene più, che tanto male non te fa. Ma me lo diceva Luciana mia, lascio perdere quello, che è solo un piagnone. Te lo diceva Luciana? Luciana mia mi diceva, lascio perdere quello che è piagnone. Ah sì? Sì, me lo diceva. E quando te l'ha detto, prima o dopo che ti ha lasciato? Luciana era esaurita, non mi ha mai mollato. No? No. E chi c'è stato 6 mesi solo come in cane, io? Era ida dalla madre, sempre, da... sì, sempre per fatto che era esaurita. Sì, sì. E poi si vede che la madre la curava, gli faceva da mangiare, perché mai che io so cucinare. E allora andava dalla madre. Che è? Ha sentito? No, che è un altro rumoretto. Zippo. Che? Mi senti? No, che devo sentire? Passi giù al bosco. E vabbè, sarà un cane. E al cane fai passi. Quindi sono cristiani. Io vado a chiedere aiuto, Tu aspetta qua. Andò vai, Vado a chiedere aiuto, vado a dire che noi stiamo qua sopra e che abbiamo bisogno d'aiuto. Hai capito? Tu aspetta. Ma se hai detto che non si può fare niente, che non fa niente a nessuno, che dobbiamo aspettare gli americani. Ma chi lo vai a chiedere aiuto? Ma può essere che sono loro che vanno a avvertire gli americani, hai capito? Così famo prima. Famo prima? Ma perché quanto ci vuole stare qua sopra? Tu non te ne vai. Ma che te sei impazzito? Che stai a Dio? Oh, sai tu che hai voluto fare l'eroe, no? Mm. E quindi se devo morire, mo devi morire pure te. Qua insieme a me, va bene? No, ma non deve morire nessuno. Ma poi mucca, mi ha appena salvato il ponte. Dai, Gesù. Ancora non l'avevo salvato. Non la famo tanto lunga. Io vado giù e vado a dire che noi stiamo qua sopra. Perché abbiamo fatto male a non dirlo a nessuno. Ma perché non l'avevo detto a nessuno? Non l'abbiamo detto a nessuno. No. Manca amici del CLM. No, la nostra è un'operazione non autorizzata. Ma diciamo, fa tutto sto casino e manco lo famo sapere. Sono cose che vanno fatte e basta. Per dovere, non per farle sapere. Vabbè, ma. A qualcuno lo potevamo dire. Sì, a qualcuno vogliamo. Oh, poi. Ma a qualcuno chi? Che ne so, qualcuno di cui ci fidavamo, a qualche amico. Ma tu c'hai solo me come amico, mi dici? No, sei tu che c'hai solo me. Io no. Ah sì, Sì, io ce l'ho, gli amici ce l'ho e li potevo pure avvisare. E chi sarebbero sti amici che c'hai? Chi? Io! Tu! Io! Ma io ce l'ho! Io c'ho! Chi c'ho io? Chi c'hai? Io c'ho Manlio Ercantinella.
Beh, coglione. C'avevo pure il poro di Cuccio Ferola e veramente le via dalla pelliccia. Quello ce l'avevi. E io sono orgoglioso, sì, di se gli è stato amico, perché quello è morto da uomo alle Fosse Ardeatine, capito? Ho capito, ho capito. Sì. Ma dei amici vivi. Chi c'ha? Chi c'ho? Erzo René a Forno. Ah, finalmente, uno tranquillo, meno male. Chi? Erzo René a Forno? Quello pare tranquillo. E invece? Invece ha nascosto a casa sua un sacco d'antifascisti. Dice che collabora col fronte militare clandestino. Ammazza, tutti eroi, oh, tutti eroi. Ma che è un'epidemia? Non ti preoccupare, a te non ti contagia. Io vado, No, va. Ma dove vai, io? Lascia la miseria. Vado a chiedere aiuto! Me lo sa quanto sono andato. Mi fa fare una bella domanda. Io sto a fare per te, manco te ne accorgi. Ma lo sa fare per me? Certo. Ma chi te l'ha chiesto? No, non lascia la miseria, fammene andare, va che è meglio, fammene andare. Anazio! Aie! Ma se mette senza pretendere dei caschi di calzoni, inciampi e te rompi la caviglia. Come fai a venire in Maria? Ma te che io? Ma che ne vuoi? Sì, a me mi becca il colpo di sonno. Casco e vado giù. Ma che caschi? Ma casca nessuno, fammi andare! E come casco? Dazio! Che me vuoi dire? Quasi crolla tutto il salario, poi la colpa è la tua! Ma che te... Sì, la voglia! C'hai ragione. Te devo legare. Che diva? Devo legare. Ah, ma devi pure legare? Sì, tanto dov'è? Te lo muove. Ma perché mi devi legare? Scusa, ma lascia aperto, perché mi devi legare? Ma scemo, te leggo al ponte, così si te viene un coccolone in un caschi da sotto. Dammi una mano, alzi i bracci. Ma scemo, sapete, io non voglio che mi leghi. Tanto è buono, rompe i coglioni, vieni qua. Perché io adesso con questa, che hai dato sono lunga abbastanza, ce la dovrei fare legate. E lo sto a fare per te, hai capito? Per salvarti la vita, a deficiente. No, tu lo stai a fare per salvare il ponte, a cretino. Vabbè, va. Perché te la vita mia non ti ha mai fregato niente. Ma non ti fregnaccia, cammina. Ecco, così sei più fermo, sei più stabile. Sì, Sì. Che? Mi pare un salame, mi pare. Ma stai tranquillo, dai, su. Ancora lo sto tranquillo. Ma Lazio, ancora, sbrigati. Sì, sì, vale tu. Te si te caschi nei pantaloni, guarda che brutta fila che fai la caviglia, lo dico io, guarda tu, sta attento. Come la caviglia? Ma perché me devo storcere una caviglia? Perché se te caschi nei calzoni, caschi per terra, te rompi la caviglia. Ancora? Ma no, non me devo rompere la caviglia, non ti preoccupare. No, sbrigati. La caviglia, te. Sbrigati. Subito. Vengo. Guarda, vedi che è difficile, lo sapevo io la discesa. Ammazza! Ammazza che freddo che fa! Ma com'è sto freddo, stupidità? A giugno! Ci stanno più le mezze stagioni, ce ne vado. Um
dormi stanotte? Come dormi? Sto col culo su una bomba per poi dormire. Io. Te pare che dormo io? E quando dormo io? Pensavo che sia arrivato. Invece la capita è fatta strani. È una faticata. Molte voglio quando uscirmi di capire. Qua la panza. Si è dormito su una mina. Oddio! Oddio che ha arrivato! No, ancora non cane di cane. Sono arrivati. Lo so io che ho fatto. Ma che sei una sentenza di. Vieni qua, va, stanno arrivati i tedeschi, attento. Come stanno arrivati? Che ne sai? Mi hanno detto i fili qui di il contadino, stanno lì sotto con Vito. E che c'entra Guietto con i fideguini? E dice, che vogliono sparare i tedeschi. Ah, e con che cace il bottato? Oh, c'è Guietto che c'ha un fucile che è più alto di lui. Un M91 serie Carcano, 15 colpi in avancarica. Ammazza, non dà piano. Ecco, questo è il punto. Cosa dà piano? No. Alle grotte sotto a via Mascagni. È vero. Lì ce l'hanno lasciati tanti dei fucili dopo l'8 settembre. Hai capito, sì. Hai capito come la spanate i Lucchesi? Per carotto la catena che teneva chiusi i fucili. Ma che c'è fa col fucile? Quello è un bambino. Bambino ha appena compiuto 12 anni, eh? E beh, allora siamo a posto. Guarda se quello non si fa male con quel fucile. Eccomelo, è quello che gli ho detto pure io, gli ho detto, oh, ragazzi, mannate, vedete corsa, poi, perché se poi quelli, i tedeschi sparano, ha capito? E non è che state a giocare a guardie ladri, quelli per via lo fanno male, vi fate male tutti, via, andatevene via, ma che c'hai alla mano, all'altra mano, che c'hai? Do? Giudo guardi, oh, a mano tua, quell'altra, la destra, che c'hai in mano? Ah, questa! Che va, Fredo? Cosa? Porta fortuna. Porta fortuna? Sì. Ma voi ce l'ho? Qua c'hai? Te porti in giro, insomma, come porta fortuna, voglio dire, un orecchino da donna. Perché se no? Guarda,
l'ho visto suo davanti all'occhio adesso, me lo ricordo come se fosse adesso, paro paro. E io ti dico che quel giorno lei non ci aveva manco quell'altro, Torecchino. E avrà perso pure quello sotto al bombardamento. O te? Ma se io torno a casa e trovo l'altro orecchino, secondo te, io, che devo pensare? Che devi pensare? Che devo pensare? Che devi pensare? Intanto, tornameci a casa. Ma io, te rispondi a me. Se io torno a casa e trovo l'altro orecchino, che vuol dire? Che vuol dire? Ah, ma allora c'è l'eco? Che vuol dire se io trovo l'altro orecchino a casa? E vuol dire che quel giorno era uscita con un orecchino solo. Ma te pare io con tutte le cose che ci andavamo sto a pensare all'orecchino di tua moglie? Te l'ha dato lei questo orecchino? Te l'ha dato Luciana? No. Guarda per le occhi a me, te l'ha dato Luciana sto orecchino? No. Che c'è stato tra te e lei? Ma che ci deve essere stato? Ma mai potuto vedere, lo sapevi pure ma te. Ma che stai a dire? Ma tu sei stato sempre simpatico. Ma che stai a... Aspetta un momento. Tu gli sei diventato antipatico solo da un certo momento in poi. Sì, perché prima tu gli stavi simpatico, solo da quando io sono tornato da Venezia, tu gli sei stato antipatico. Che era successo? Niente. Che era successo mentre io stavo a Venezia? Adazio. Ma ne sono successe tante le cose. Cioè sei stato un anno a Venezia. Io voglio sapere che era successo fra te e Luciana mentre io stavo a Venezia, cazzo! Niente. Ogni tanto gli andavo a portare i ceci. Ah! Glieli portavi, dicevi io. Come? I ceci. Ma come i ceci? I ceci. E come faceva un poraccio come te a rimediare i ceci? Mi dava Soradere, quello di Piazza Campo. Ah, Soradere quella da Bolsanera? Quello. Ma la Soradere quella che c'ha un porro tutto peloso in mezzo alla fronte? Quella. A Soradere che è una montagna, grassa, senza capelli, brutta come la fame? Quella. A Soradere che chiamano Polifemo. Quella. Quella c'era i ceci. Era l'unica che c'aveva i ceci. Come facevi tu a pagare i ceci? Come gli pagavi? Come gli pagavo i ceci? Figlia scemo! No, è che io insieme me ci vedo, Ma non me ce devi proprio vedere, cancellala proprio! Ma scusa, ma i ceci, perché lo devo stare, costano tanto? Mo, a Soradere non mi pare il tipo che fa il credito, come te faccio far credito? A me mo faceva. Ma perché tu faceva? Se vede che gli è stato simpatico. E tu? Ma tu provavi una certa simpatia per Polifemo? Guarda, è mo' marzo, C'è caso, è vero, che ha tante altre qualità, i giorni che ha fatto venne il zucchero, il cicorione. Auto, sei piazzato, vero mio? Ho capito perché gli pagavi te. Guarda che io gli ho sempre pagati i ceci. In natura gli ha pagati. Perché lei ce n'aveva tanti dei ceci, ma dati io a casa non c'avevo il gas, così li ho portati a Luciana. Tu portavi i ceci a mia moglie? Guarda, c'aveva fame pure lei, Dei ceci? Dei ceci, sì, ma non vedi più?
No. E quando gli cucinava mi invitava a mangiarli, buoni, con l'olio, rosmarino, il pepe, buonissimi. Faceva un freddo. Faceva freddo, Mazza. E con quel freddo, lei te li scaldava, sti ceci? E qualche volta mi ha scaldati. E quante volte te l'ha scaldati? Ma no, poche, una volta, due. Ma scherzo, ma aiuta, io te voglio strozzare, capito? Io te voglio, mamma, la stronzo! Ma così sono proprio per aria! Meglio così, fai la morte d'uomo dopo la vita del merda! Ma morivo tutte e due così, fermati! Ma vaffanculo, va! Io non la voglio fare la morte da uomo. Per due ceci poi. E mangiare pure sto orecchino, va. Ma se merda, oh. Approfittasse della moglie dell'amico suo. Io non mi sono approfittato di nessuno. No, te casca l'ambraccio, Luciano. Faceva freddo. Ancora con sto freddo, ancora con sto freddo. Ma io non voglio sapere tutto. Namo, parla, parla, infame. Ma che te devo dire? Tutto voglio sapere, dal comincio fino alla fine. Parla, infame, namo. Ma che te devo dire? Tu non c'eri. Lei stava da sola. Io stavo da solo. Anzi, sarà creduta che pure ti eri rifatto una vita a Venezia. Ma non vi fregnacce che io gli scrivevo ogni settimana. Non ha mai letto quelle lettere. Come non ha mai letto? E buttava dentro la stufa. E buttava dentro la stufa? Sì. Tutta la carta che trovava ci buttava. Ma come? Per scallasse. Ma pure le lettere mie ci buttava? Tutto, ci buttava tutto, faceva freddo, era febbraio. Ma tu sei solo un bugiardo, guarda. No. Sei un volgare bugiardo. Tu parli così, perché la parola Luciana non sta qui che te può smentire. Guarda che io dico la verità. Ma che dici te? Ma state zitto, va! State zitto! Ma mi ha detto vede, parla che dopo sto zitto parlo. Tu sei una merda, capito? Sei una merda. E vabbè, sono una merda. E allora dillo che sei una merda, andiamo. E te lo sto dire. Continua a dirlo. Dillo 10.000 volte che sei una merda, andiamo! E sono una merda, sono una merda, sono una merda, sono una merda, oh, una merda! Che? Zitto, zitto, questi sparano, no, questi non sparano, questi sono ingegneri che non sono armati. E che ne sai? A te pare il momento di fare polemica. Nelle colonne dei tedeschi, i ingegneri passano sempre per primi. Sì. Che? Mezzi blindati in avvicinamento. C'ho paura, Tazio, io c'ho paura. E te che? Tanto devi morire. A mo' devo morire solo io. Ma l'hai detto che dovevamo morire a due? Io l'ho detto prima di sapere che te scopavi mia moglie. A mo' non vale più. No, non vale più. Tazio, c'ho freddo. No, tu stai a tremare perché te caghi sotto. Anche. Ma che stanno a fare quelli da sua? Che stanno? Ma quelli? Ughetta, l'amica sua, è chi là? Io vedo i figli qui, ma Ughetto non sta? Eccola, sta davanti al casolare, noi. È vero, c'hai ragione. Ma che sta a fare là? Ma l'avevi cacciati via? Eh sì, ma se vede che sono andato a chiamare amici, vedi quanti sono. E c'hanno sempre quel cazzo di fucile? Guarda se non si fanno male con quel fucile che ho detto. Ughetto! Me vedi? Oh, Ughetto! Zitto! Vattene via! Zitto, parla piano che ci sento. Questi sono i cingolati, senti che casino che fanno. Non ci sente nessuno. Ughetto! Non ti far vedere dai tedeschi che quelli ti sparano! Non sparare, Ughetto, non sparate! Fermo! No! Abbassa quel fucile, sta andando via! Non li provocate! Non li provocate, non sparava, non sparava!
sopra. Sì, ma tanto vedrai che non ce l'ha il coraggio di sparare. Vediamo. Portarci. Oh, 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 bello, tu. Ma che stai? Bello, oh. Ma che te ne ti chiedi a me? Caponerò. Ughetto, non sparare. Hai capito, sì. Hai visto come spara? Come il diavolo spara? Ma da parata spara. No, soprattutto speriamo che amparata spara. Perché quello è il fucile che c'è una gittata di 1600 metri. Punto. Ma no? E quindi se ce li annuncio sbagli. Sì. Ughetto! Non sparare, non sparare, Ughetto, non sparare! Com'è? Sei soffermato, perché? E te credo, quel deficiente che spara. Ughetto! Oh! Va via! Vattene, ma perché non scappi? Perché è cretino. Oh! Ammazza, ma c'è di canuti? No, questi sono i mortai che sono più precisi dei canuti. Ughetto, per l'amor del cielo! Vattene via! Scappa! Va via, Ughetto! È finita, siamo servi, siamo liberi. Sì. Sì. E quel ragazzino che ti è morto davanti all'occhio, ci pensi? E che io ho detto io di sparare ai tedeschi. Guarda che se quello non gli sparava, i tedeschi non se ne andavano. No, se quello non gli sparava, i tedeschi manco si fermavano. E allora sei proprio stronzo! Quello si è fatto ammazzare! Per salvarci a noi! Appunto. E la meglio non ci arriviamo per niente qua. Noi siamo venuti qua per fare il dovere nostro! Ma l'hai capito, sì o no? Lo vuoi capire? Ma che cazzo vuoi capire? Come fa a capire uno che si è approfittato della moglie del meglio amico suo? Tu sei solo un bogliaccia, sei. Ah, io sono bogliaccia. Sì, sei bogliaccia, te. Ma come io sto col culo su una bomba. Ughetto l'hanno lanciato a metà. E il figlio di guida è morto pure lui. E poi il bogliaccio sarei io. C'è qualcosa che non mi torna. Io l'ho fatte tante le cazzate nella vita. Ma non ho fatto una paga a nessuno. Ma perché? Ma perché gli altri avrei fatto una paga? Fammi capire. Se noi non venivamo qui, Ughetto era ancora lì. Perché per lui magari essere vivi significava, ecco, battesi dalla vita fino alla fine, capito, per salvare il paese suo, perché questa è la pena.
Questa era la guerra? Sì. Ma quella era un bambino. Ma un bambino che aveva deciso di essere no. Ma magari c'era nato al contrario di noi che siamo nati cagasotto. Ma quello non è il problema. Il problema vero è quando uno nasce tondo e va a morire quadrato. È lì che fa i danni. Vabbè, ci vuole di allora. Dei danni ne abbiamo fatti pure noi. Abbiamo pure fatto una morte alla Fregnoni. D'altronde, dopo una vita da Fregnoni, ma che morte può fare? Io mi sono cagato sotto per tutta l'occupazione. Per paura delle spiate dei fascisti. E poi ho combinato sta bravata con i soldi. Niente. Niente. Fregnoni eravamo e Fregnoni siamo noi. Ma tu sei peggio di me. Perché io almeno ci ho provato a vincere una coscienza. Tu manco qui. Ti posso dire una cosa? Io non ti sopporto più. Ah, tu non mi sopporti più a sì, me? Sì, ne la faccio più. Ho capito. È da quando eravamo ragazzini che mi sta a fare una capoccia con queste prediche. Perché se tu hai fatto una vita da Fregnoni, la colpa è solo la tua. Perché tu chiacchieri, ma non passi mai ai fatti. Guarda che te ci ho portato io qua sopra, Sì, ma io non ci volevo venire. Eri tu che volevi fare l'eroe. E mo lo sai che nome c'è? No, che nome c'è? Che l'eroe lo voglio fare io. E comunque? Mo marzo. Che fai te? Marzo. Marzo un piede e chi si è visto si è visto. Ma quando? Ma che stai a dire? Ma quando darsi te? E tanto che c'ho da perdere. Nessuno può fare niente per disinnescare sta mina, l'hai detto te, no? E allora se voglio zoppappellare lo voglio decidere io quando, va bene? E che ci guadagni? Morimo da eroi. No, morimo da struzzi. Perché vi è giù tutto il ponte. Diranno d'imbecilli di piazza Annibaliano sono zoppati per aria a cazzo. Beh, proprio a cazzo no. Perché i d'imbecilli hanno cercato di salvarlo sto ponte. E ce daranno pure una medaglia. Come no? E se tu sei pronto a morire, mo sono pronto pure io. E allora ci devi pensare prima. Prima ci devi pensare. Quando i tedeschi sono passati sopra le capocce nostre, così facciamo zoppapperare insieme a noi. Prima ci devi pensare, mo è troppo tardi. No, non è tardi. Ma come? Ma ci devi tanto a fare una bella morte. Mo che ha fatto? Ha cambiato idea. E allora me l'ho cambiata pure io. Per cui preparate. Perché stiamo a passare le chiacchiere ai fatti. Ma che ti è successo? Spiegami un po'. Perché fino a 5 minuti fa facevi tanto arcigno. Noi abbiamo fatto un sacco di danni, siamo cagasotto, chi nasce quadrato non può morire tondo. Ma mo che ti è successo? E mo ho cambiato idea perché non se può. Sì, sì, ma io voglio sapere come mai hai cambiato idea. E perché mi vergogno. Sì, mi vergogno. Mi vergogno di aver fatto una vita di merda. Perché pure con Luciano sei stato una merda. Che me lo dici a me? Ma che non lo so io che sei stato una merda? Tu sei stato 200.000 volte una merda! Del crimine. Che vuol dire? E a lei stavamo insieme da prima che tu partissi per Venezia. Come da prima? Sì, se volevamo bene. Ma allora Luciana non se n'era andata perché era esaurita. Era triste. E
tu mi hai consolato. Ci ho provato, ma non ci sono riuscito, se no non tornava con te. Quanto è durata? E un po' è durata. Io mi sto per alzare, Nazio. Fate il segno della croce. Ma che me faccio io che manco ci credo? Ma io sì. E fatto pure tu che ti conviene. Ma no, ma che me, ma perché me lo devo fare? Perché stiamo a morire. Amore mio. Pure. Amore mio, prega per me. Tu che stai lassù, che stai vicino al Padre Eterno, io sono un vigliacco, io sono stagnano, io sono un cagasotto. Tutte e due, pregate per me e datemi la forza di farlo. Oh, ecco, bravo, allora. Fammi vedere, va. Fallo. Certo che lo fa. Dai, Embo, dai, avanti, fallo. E mo lo faccio. T'ho detto fallo! Aspetta un attimo, mo lo faccio! Sbrigate! Ma perché fai di fretta? Sì, mo vado di fretta io, fammi vedere! Guarda che altre lo faccio! Dai, Embo! Guarda che io mi alzo! Eccomi! Altre mi alzo! Sto qua! Sei pronto? Pronto! Uno! Due! Tre! Era difettosa, ma te l'avevo detto io che al passato lasciare qua, era difettosa. Siamo vivi! Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie! Grazie a Dio! Sempre che esisti, perché esiste, no. Esiste, Dio vuole, Dio vuole che esisti, Dio vuole. Esisti, chi è? Che? Chi è? Pronto, perché io? Stanno ancora qua, qui. Ancora qua, stanno andando, vedi? A Fritz, bevi! Vattela via nel culo! Zitto, andate! E per altri stronzi! Andate via, andate via! Andate via! Oh! Oh! Aio il dolore! Oddio! Aiuto! Ah! Ah! Esci, hanno via! Adazio! Esatto, sì! Ah! Con colpo ci hanno via da tutte e due! A me! Lo so, ma è destriscio! Sì, sì, è graffio, è su, è graffio. Adazio, sarà pure il graffio, ma a me mi fa male. C'ho pure freddo. Quello ce l'ha sempre avuto. E lo so, ma... Ove? Aia! Ove? Ma gliela fai alzate di? Alzate tu, Adazio. Mi devi fare rifiatare al momento. Oh, ma stai sempre rifiatare? Mi serve un minuto, non giuro. Avevo te. Io ti devo dire una cosa. Aia. Che me devi dire? Io ne ho una forza a me. E allora che famo? Aspettare l'americano. Ecco, bravo. Così arrivano. Ci vedono. E ci servono. E ci portano pure a cena fuori. Volevo. Ma quando hai detto che è profondo l'aniene qua sotto? E non lo so. Avevi detto una metrata? E se ho detto una metrata, è una metrata. Allora se caschiamo da sotto, se stracellamo tutti e due. E non ti sfugge niente. Grazie. Ma che sangue quello che cola laggiù? Si è rosso, sì. E si è giallo.
se siamo pisciati sotto. Adazio, ma non hai proprio detto a nessuno che stavamo qua? No. Mi sa che non è stata una grande idea, Odè. Ma dimmi la verità. Luciana, ti ha voluto bene veramente? Lei diceva di sì. Ma perché non mi ha mai detto niente di voi due? Perché non te lo darà un dispiacere. Era combattuta. Ah, ecco. E tu? Tu invece? Eri combattuto tu? Tranceccio in altro. Io ero pazzo di lei. Da sempre. E tu lo sapevi? No. Sì che lo sapevi perché ho conosciuta prima di te. Anzi, l'ho presentata io. E poi però ti sei fatto scalare i cicci. Faceva freddo. Era febbraio. Ma lo sai che te dico? No. Che c'ho freddo pure io. Sarà perché non mi sono messa la maglietta sotto. Ho sbagliato. Tutto. Guardate. Ma non è sbagliato. Va bene, c'è stupidità. Grazie. Ma non sei contento? Non vedrai che ce l'avranno a prendere. Non solo ce l'avranno la medaglia, ma la potremo pure raccontare. Pensa a quei bracci che non vorrò più raccontare. Grazie. A noi ci ha detto proprio culo. Perché ci ammazza a noi? Solo ci ammazza. Ma li ve l'hai dedicato. C'è di vero giunta qua. E ci porta un braccio da fuori. Anzi. Fammi se trovo piedi. Posso alzarlo? Adesso ho tre forze, uno, due. Thank you.
Devo dire, io sono talmente felice di fare questo spettacolo, soprattutto perché con Massimo Wertmüller siamo amici da 40 anni, abbiamo fatto lo stesso percorso, abbiamo iniziato col laboratorio delle esercitazioni sceniche di Roma diretto da Gigi Proietti e abbiamo lavorato praticamente, però non abbiamo mai fatto una cosa teatrale insieme. Insomma, dopo 40 anni di questa amicizia sono onorato e felice di fare con questo grande attore, grande amico. Mesi dopo, anch'io facevo parte di quel laboratorio, facevo l'insegnante di solfeggio, sì, cominciato con la musica, e per me è anche la prima volta che faccio una cosa con loro, perché noi siamo particolarmente felici in un momento come questo, soprattutto dove l'Italia attraversa una crisi valoriale non da poco, dove i ragazzini preferiscono molestare, stuprare, bullizzare, vessare gli anziani. Siamo particolarmente felici di celebrare con questo esempio di questo ragazzino dodicenne che allora la sua energia in eccesso seppe incanalarla in modo diverso. E per noi è un esempio. E dovrebbe essere per tanta gente. Noi ci siamo indignati dal fatto, abbiamo scoperto per caso questa storia, che nessuno sappia chi è. Che era uno di queste parti, stava a Piazza Annibale, via De Morenze 15 abitante. Per cui è ancora vivo nei ricordi di chi l'ha conosciuto. Pensate che il suo fratello maggiore, che era del 26, era del 32, è morto l'anno scorso. Non ha fatto in tempo purtroppo a vedere questo. Che è stata resa possibile questa cosa grazie al talento smisurato di questi due grandi attori che riescono a farci commuovere, piangere, ridere. In un'oretta scarsa ci hanno fatto. Bravi. Ci sono tanti amici che ci sono voluti venire a vedere e quindi lei esita a chiudere il sipario. Però adesso lo potremo chiudere. Io grazie. Mi pure di prendere le cartoline dello spettacolo mentre si chiude. Ve lo spettacolo di finestra a Sistina, prendete le cartoline per i ridotti al teatro e per le informazioni. Lo spettacolo di Michele a Ginestra che è il quarto amico. Ma c'è Alessandro Haber che non l'avevo visto. C'è Sergio Zecca! C'è il mio caro amico Graziano Diana, sceneggiatore che è stato pubblico e storico da sempre. Insomma, siamo felici. Grazie.